Che giudizio possiamo dare di queste nuove scelte di giunta, di questo rimpasto? Allora, la cosa principale è che finalmente dopo tanti mesi abbiamo una giunta. Ci sono state delle sorprese, non mi aspettavo la fuoriuscita di Valdo di Bonaventura, perché io sono stato il primo che ha attaccato sempre in maniera politica e di azione amministrativa l'assessore di Bonaventura, ma devo riconoscere le qualità di impegno dalla mattina alla sera, anzi è andato anche oltre, ricordiamo che apriva e chiudeva anche i cancelli della villa per spirito solidale e di aiuto verso anche il comune. Il giudizio, da quello che leggo, noto una distribuzione delle deleghe, ecco, come quella della Cordoni, secondo me sono delle deleghe un po' scomode e delle deleghe che andavano nella direzione con diciamo più esperienza in quel settore. Ho letto il traffico, l'igiene urbana e altri settori e la vedevo, ecco, un giudizio che do personale più sul sociale, perché lei si è dedicata molto anche in supporto alla De Sandis sul sociale. Sugli altri di Marcantonio sono sicuro che farà bene, perché poi ha, diciamo, il senso molto di serietà su queste deleghe che sono state date. Il giudizio sul sindaco è un sindaco lento, un sindaco che poi è sotto scacco, si vede chiaramente da alcuni protagonisti della politica teramana, soprattutto dei partiti e da alcune scelte. Quindi adesso gli auguro, insomma, a tutte e tre, faccio in bocca al lupo per questa nuova avventura e mi auguro per il bene della città che le cose si facciano, perché abbiamo delle situazioni veramente imbarazzanti sotto tutti gli aspetti, dalla ricostruzione al verde e altre opere importanti per la nostra città e dello sviluppo della nostra città.